Ciao ragazze, bentornate su Filomena Amore. Il video di oggi sarà un video un po' chiacchiericcio particolare perché risponderò a un po' di domande che di solito mi fate anche sui tuoi vlog, nei commenti, insomma, però questa volta vi ho chiesto su Instagram di farmi qualche domanda specifica. Su qualche argomento, insomma, su qualche curiosità che avevate nei miei confronti, quindi appunto mi avete lasciato tutte le domande qui su Instagram e andrò a leggere, ne ho selezionate alcune perché alcune si ripetevano e quindi insomma ho cercato di raggrupparle e risponderò a tutte le vostre curiosità. Devo dire che ce ne sono diverse parecchio interessanti, qualcuna eviterò di rispondere, vi dico perché. Se andate a cercare sul mio canale i video ask vecchi, quindi vi basterà scrivere Filomena Amore ask domande, insomma, riuscirete ad avere già le risposte alle altre domande. Quindi cercherò comunque di rispondere in questo caso a delle nuove domande o comunque a quelle più gettonate. Partiamo subito, allora le avevo salvate. Ma prima di partire, se ancora non sei iscritta al mio canale, clicca su iscriviti e non dimenticare di lasciare un like per scoprire tutte le curiosità su di me. Partiamo dalla prima. Innamorata incavolata, credo sia questo il nick, perché poi alcuni nick, insomma, sono tagliati. Mi chiede: sei soddisfatta della tua casa? Quanto è grande? Allora, vi devo dire che c'è un detto che dice che riuscirai ad essere soddisfatto della tua casa solo alla terza casa che cambi. Io per alcuni versi sono d'accordo su questo modo di, insomma, di dire, più che altro perché soltanto con l'esperienza riuscite sicuramente a capire di cosa avete bisogno, come organizzare gli spazi, come renderli il più efficiente e vivibile possibile. Quindi, sicuramente rispetto a questa cosa qui sono d'accordo. Per quanto riguarda la domanda specifica che dice appunto se sono soddisfatta della mia casa, io ti devo dire assolutamente di sì. È stata una ricerca piuttosto lunga. Una ricerca che comunque è cresciuta con noi. Vi ho raccontato qualcosa nei videovlog passati, non è stato sicuramente semplice riuscire, insomma, a trovare la casa che facesse per noi. Tenete presente che quando decidete appunto di acquistare una casa dovete anche scendere a compromessi perché non riuscirete mai a trovare tutto al 100%. Quindi sicuramente io vi consiglio di fare una lista di priorità rispetto alle cose che secondo voi non sono negoziabili. E poi appunto andare a vederne tantissime. Io penso di aver visto nella nostra ricerca delle case nel corso degli anni abbondantemente più di 100 case e tutte avevano qualcosa che mi piaceva, tutte avevano qualcosa che non andava bene. Attualmente, ritornando sempre alla domanda, perché poi quando si parla di case lo sapete che mi perdo e mi piace insomma stare lì a chiacchierare. Sono molto soddisfatta di questa casa per svariati motivi, che non sono solo la grandezza. Mi chiedevi anche quanto è grande questa casa qui. Questa casa qui dovrebbe essere intorno ai, aspetta, intorno ai 170 metri, più o meno 170, esclusi le terrazze e comunque come si chiama? Il garage è piuttosto grande, ma è, diciamo, è giusta per quelle che sono le nostre esigenze, per quella che è la nostra famiglia, assolutamente, perché è molto importante tenere conto anche di quello, cioè dovete comunque scegliere un oggetto che riesca ad essere vivibile e ad offrirvi gli spazi di cui voi avete bisogno, cosa che noi in passato purtroppo non avevamo e che abbiamo ricercato tantissimo, ma sono molto soddisfatta di questa casa, oltre per gli spazi, ma anche per come naturalmente sono stati arredati e disegnati da me e da mio marito, ma anche per la tranquillità che c'è, perché è fondamentale. Prima abitavamo in una strada molto trafficata, qui c'è un silenzio assoluto ed è una cosa che, per esempio, era in cima alle mie priorità. Andiamo avanti con la prossima domanda. Vedete che io chiacchiero un sacco. Nel frattempo ho una marea di notifiche, ma facciamo finta di niente perché altrimenti. La prossima domanda mi chiede Federica Mendoli e non riesco a leggere il resto. Ciao cara, come ti organizzi la settimana tra pulizie e menu? Mi aiuti con l'utilizzo dell'agenda? Puntini puntini, non si legge il resto della domanda. Allora, come mi organizzo la settimana tra pulizie e menu? Ti devo dire che io, per quanto riguarda il menu e quindi le cose da mangiare, lo organizzo
magari poi vi farò un video dedicato al menu planning. Planning, l'avevo detto all'italiana, mi organizzo già quando faccio la spesa, quindi già rispetto a quella che è la lista della spesa, che sia mentale o comunque cartacea, già da quel momento mi organizzo mentalmente quello che saranno comunque le cene o comunque i pranzi che io vorrò organizzare durante la settimana. Quindi diciamo che la mia ricerca di menù parte proprio dalla spesa. Per quanto riguarda invece le pulizie, sì, mi segno semplicemente le pulizie, quelle più profonde che voglio fare, me le impongo programmandole. Avevo fatto un video, tra altre cose in collaborazione con Deborah, rispetto ad una giornata produttiva proprio, dove parlavo nello specifico di questo argomento qua, quindi magari ti rinvio a quel video lì. Ma giornalmente, quotidianamente faccio le cose che vanno fatte tutti i giorni, che può essere appunto rifare il letto, piuttosto che le lavatrici, la lavastoviglie, pulire il pavimento, passare il Dyson sul tappeto, eccetera. Per le cose più importanti sicuramente vado un pochino a programmarle un attimino per cercare di impormi di farle in quel giorno lì, perché altrimenti, soprattutto in questo periodo, prende il sopravvento la, come si dice, la pigrizia, e poi alla fine rischiamo di non combinare nulla. Prossima domanda. Mena, mi sono trasferita da poco in una casa e avrei tanto bisogno dei tuoi consigli di arredamento flamante. Allora, ti avevo, mi pare, risposto, visto che non me lo ricordo, ti rispondo anche qui. Scrivimi una mail al mio indirizzo mail che trovi giù nell'info box. E ragazzi, apro una parentesi, mi avete inondato di richieste per le consulenze con Styled with Love, e naturalmente, non essendo per me un lavoro quello di rispondervi alle consulenze, riesco, quando riesco, a girare un video, a dedicarmici. Prometto di farne, magari proprio in questo periodo che siamo a casa, un pochino in più, e piano piano, tranquille, vi risponderò a tutte quante. E anche in questo caso ti dico appunto di scrivermi una mail, di avere pazienza, e sicuramente arriverò anche da te. Poi andiamo avanti. Carla Allegra, ecco qui si legge tutta il nick, mi chiede: da quanto tempo sei sposata? Posso chiederti anche quanti anni hai? Certo. Allora, io ho 33 anni e sono sposata. Noi, allora, prima abbiamo convissuto, poi ci siamo sposati con lo Stato, quindi col comune, e poi in chiesa. In chiesa ci siamo sposati nel 2014, mentre col comune, che non è la promessa di matrimonio, ma è proprio il matrimonio statale vero e proprio, nel 2013. Sì, quindi insomma, quanti anni sono, ragazze? In chiesa sono 6 anni quest'anno e 7 con il comune. Sì. Andiamo avanti. Valeriam 900 mi chiede: ciao Filomena, di che città natale sei? Allora, io sono campana, provincia di Caserta, nei pressi di Aversa, quindi insomma, se siete della zona capirete bene in che area mi trovo. E sì, mi vorrei riallacciare un'altra domanda che c'era, che ora non so se è subito qui, ma ci sta bene adesso, infatti ora non c'è, ma me la ricordo, che mi chiedeva se mi manca la mia terra tantissimo, e vi dirò, soprattutto in questo periodo, perché normalmente, andando a vivere fuori, sai bene che ti basta prendere un treno o una macchina e in poche ore, insomma, riesci ad essere a casa. In questo periodo qui mi manca un po' il fatto che a Pasqua non potrò scendere, perché ovviamente stiamo vivendo una situazione d'emergenza, e questa cosa mi rattrista un po', perché comunque per chi vive fuori sia il Natale, la Pasqua, le feste comandate in generale sono quella scusa appunto per spostarsi e per poter stare con i propri cari, quindi il fatto di non riuscire a farlo quest'anno un pochino, insomma, sicuramente mi rattrista. E beh, questo. Poi andiamo alla prossima question. Come mai vai spesso a Parigi? Grazie per la compagnia che mi fai. Allora, nonostante io e Gabri abbiamo risposto a questa domanda in un video mukbang, in altri video dedicati dove vi rispondevo, vi rispondo ancora, perché appunto è una domanda super gettonata. Come mai vai spesso a Parigi? Allora, ci spostiamo in Francia regolarmente per questioni lavorative, semplicemente. Quindi per lavoro abbiamo quest'onere e quest'onore di visitare spesso Parigi. Andiamo avanti.
ci sono tante domandine. Hai mai pensato di allargare la tua splendida famiglia? Anche questa me lo chiede Aurelio Rossella. È un'altra domanda super gettonata. Allora, Rossella, ti dico, è sicuramente un pensiero che c'è. Immagino che in parecchie famiglie ci sia, poi c'è chi decide di avere un solo figlio, chi di avere una famiglia numerosa. Sicuramente è una cosa che ci piacerebbe fare. Ti dico anche che in questo momento storico è molto difficile pensare a una cosa del genere, perché appunto stiamo vivendo un momento particolare e quindi bisogna già avere la responsabilità delle persone che ci sono attualmente e pensare appunto di dare la vita ad altri esseri umani in questo momento è sicuramente un po' complicato e credo non sia il momento adatto, secondo me, per mettere in cantiere una cosa del genere, sicuramente visto appunto questo periodo, ma la voglia comunque di allargare la famiglia, le famiglie numerose mi sono sempre piaciute, sicuramente c'è. Eci Cerchia 17 dice: ci parli del tuo parto, un bacione? Assolutamente no, semplicemente perché ritengo che il parto, così come tantissime altre cose intime, debbano rimanere tali e non vadano spiattellate ai quattro venti su internet. Sono appunto delle esperienze di vita secondo me molto importanti, molto particolari. Io non una volta vi ho fatto un vlog dove vi dicevo che sono rimasta sconvolta da un'immagine proprio della vita che veniva fuori su Instagram che una mamma aveva pubblicato. Sono delle cose troppo intime e personali. Magari potrei parlarvene, perché il mio parto è stato un parto molto particolare e non dirò altro, potrebbe aiutare probabilmente delle persone, delle donne, ad avere forza e come l'ho dovuta avere io per essere, per reagire in dei momenti salienti del parto stesso. Quindi magari potrei pensare ad un video, se vi interessa, dove senza andare nello specifico potrei aiutarvi insomma a ad affrontare la situazione raccontandovi come ho fatto io, però è difficile, ci devo pensare un po'. Ovviamente se vi interessa fatemelo sapere nei commenti. Poi Kate, che ho conosciuto all'incontro che abbiamo fatto con Deborah al centro commerciale Campania a dicembre a fine anno, c'era anche lei, mi ha regalato una tazza bellissima. Allora, un pezzo di home decor che secondo te non deve mai mancare in una casa? Secondo me un pezzo che è non solo un decor ma anche super utile, perché è molto importante riuscire ad unire queste cose qui, è una lampada, che sia una lampada da terra, una lampada da appoggio, quindi da tavolo. È molto importante sia appunto per illuminare e per valorizzare una zona della casa, sia perché arreda tantissimo, quindi anche un angolino più morto, magari accanto alla TV ci metti una bella lampada, è utile perché la sera è importante avere un punto luce con la TV accesa e non stare completamente al buio, sia perché ti rende più carino quell'angolo lì. Ciao Mary, lei è un'altra ragazza che mi segue da una vita. Ti volevo chiedere, in qualche video si intravede Megan, a chi assomiglia di voi? Allora, Megan appena nata era identica, spiccicata a Gabriele, e vi devo dire che tutte le persone che venivano a trovarci o che comunque incontravamo per strada non perdevano occasione per farmelo notare, facendolo quasi pesare come se fosse una cosa che andasse contro i miei interessi, dicendo: ah, è uguale al babbo, uguale al babbo. Purtroppo le persone non hanno spesso e volentieri tatto in queste cose, e io di tutta risposta dicevo, visto che me lo dicevano in continuazione: ma meno male, me lo sono sposato, vuol dire che mi piaceva, un motivo ci sarà, sono contenta se mia figlia assomiglia a suo padre. Crescendo assomiglia sempre di più a me, ovviamente ha sempre qualche tratto di Gabriele, ma essendo una bambina comunque continua ad assomigliare sempre di più a me, anche molto fisicamente. Avete visto che è slanciata, è una bimba insomma molto alta e somiglia tanto tanto anche a me, ma è un mix perfetto. Sì, direi di sì. Niente ragazzi, queste erano tutte le mie risposte alle vostre curiosità. Fatemi sapere nei commenti se ne avete qualcun'altra, così me le scrivete giù, io le raccolgo e vi prometto che vi girerò un altro video ask. Niente ragazzi, quindi io vi mando un bacio grosso, non dimenticate di lasciare un like se il video vi è piaciuto e di iscrivervi su Filomena Amore, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!